Prendersi cura dell'ambiente significa avere un atteggiamento di ecologia umana. Papa Francesco l'ha sottolineato con forza un concetto base dell'enciclica Laudato Si nel corso dell'incontro in Vaticano con oltre 70 sindaci provenienti da tutto il mondo. L'iniziativa, promossa dalle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali, ha affrontato il tema dei cambiamenti climatici e il pericolo dell'innalzamento di 4 gradi nel 2050 del riscaldamento globale, con conseguenze drammatiche, in particolare sulla vita dei poveri. Si è discusso pure delle moderne schiavitù, perché sono 30 milioni le persone coinvolte nel traffico di esseri umani. Non si tratta, ha detto il Papa, di assumere un atteggiamento verde, ma è molto di più. Una relazione incidencia mutua, sia dell'ambiente. C'è una relazione che incide in maniera reciproca, sia dell'ambiente sulla persona, sia della persona nel modo in cui tratta l'ambiente. È l'effetto di rebote contro l'uomo quando l'ambiente è maltrattato. Ed anche l'effetto rimbalzo contro l'uomo quando l'ambiente viene maltrattato. Per questo, di fronte ad una domanda che mi hanno fatto, ho detto: no, non è un'enciclica verde, è un'enciclica sociale. Dice: no, non è una enciclica verde, è un'enciclica sociale. Drammatico il quadro disegnato dal Papa sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. La crescita a dismisura delle città con cordoni di povertà e di miseria sempre più grandi, perché, ha affermato, il mondo rurale non offre opportunità. Attenzione poi alla idolatria della tecnocrazia, che ruba il lavoro, crea disoccupazione, fa crescere il fantasma di una gioventù senza speranza, che conduce una vita senza senso, nella quale trova spazio la noia e il suicidio. C'è in gioco anche la salute, con le malattie rare che spesso vengono dai fertilizzanti, il lavoro nero e la tratta di persone nel lavoro minerario. Tengo molta speranza nella cumbre di Parigi, di novembre. Ho molta speranza nel vertice di Parigi, che si raggiunga un accordo fondamentale e di base. Ho molta speranza. Tuttavia le Nazioni Unite devono interessarsi con molta forza a questo fenomeno, soprattutto al traffico delle persone provocato da questo fenomeno ambientale, lo sfruttamento della gente. L'esplotazione della gente, no? Francesco ha messo in guardia dall'uomo che non ha cura dell'ambiente ed ha invitato i sindaci ad assumersi la responsabilità per creare cambiamenti incisivi dalla periferia al centro. Questa coscienza, sebbene sale dal centro verso la periferia, questa coscienza, se esce bene dal centro verso la periferia, il lavoro più serio e più profondo si fa dalla periferia verso il centro. Cioè da voi fino alla coscienza dell'umanità. La Santa Sede o quel paese o l'altro potrà fare un bel discorso alle Nazioni Unite, ma se il lavoro non parte dalle periferie verso il centro, non ha effetto. Se il lavoro non viene dalla periferia verso il centro, non tiene effetto. Al termine del suo discorso, il Papa ha firmato la dichiarazione comune dei sindaci intervenuti, nella quale ribadiscono il loro impegno ad avere una maggiore cura del creato per evitare discriminazioni, abusi, sfruttamento e tratta delle persone. Un documento nel quale esprimono la volontà di creare città sicure e sostenibili, ma soprattutto più inclusive.